buono o valore significa l'obismo. Live in the white. Se non prendiamo dei rischi. Io sempre uso il papel gran fino. Io voglio vedere segni di matita sotto la trasparenza. Color predomina sopra l'acqua. Benvenuti a Storie di Acquerello, il nuovo podcast dedicato alla più magica tra le tecniche pittoriche. Oggi alla conduzione ci sono io, Laura. E ci sono anche io, Marco. In questo spazio coltiveremo il nostro amore per l'acqua e il colore, parlando con artisti italiani ed internazionali. E con gli specialisti appassionati che ruotano intorno a questo meraviglioso mondo. News, interviste, segreti e aneddoti dei grandi maestri. Nuovi prodotti e materiali fondamentali per la pittura d'acquerello. Vi presenteremo i festival, le mostre, i concorsi e gli eventi collegati a questa stupenda tecnica. State con noi, mettetevi comodi e preparatevi al viaggio. Anche perché il viaggio in acquerello è magico, rilassante e divertente. In questa puntata, notizie dall'acquarello. Intervista all'artista romana Fausta Dubaldo. Concorso a premi Il personaggio misterioso. Intervista a Natus di Acqua Firenze. Primo indizio del nostro concorso. È un artista passionale e dalla forte personalità. Notizie dall'acquerello. Anche quest'anno Winsor & Newton propone un concorso di acquerello con una palette di 6 colori. Potete scegliere di sperimentarli tutti oppure fare una selezione personale. Avete tempo fino al 2 luglio per partecipare. Tutte le info su winsornewton.com alla sezione Concorso di Acquerello 2023. La partecipazione è gratuita. Dovete solo condividere la vostra opera sui social. Potrete vincere un viaggio di 2 giorni in Francia e visitare lo stabilimento Winsor & Newton e tantissimo materiale per dipingere. Domenica 18 giugno, nel comune di Laghi, in provincia di Vicenza, ci sarà una bellissima extempore dal titolo Acquerelli Libertà. È un evento conviviale e si potrà pranzare tutti insieme. Tutte le info nel sito comune di Laghi. Sabato 24 giugno, extempore di pittura al Parco della Pace di Portogruaro, in provincia di Venezia, dal titolo La primavera si tinge di colori, organizzata dall'Associazione Luigi Russolo. Regolamento e informazioni nella pagina Facebook dell'associazione. Domenica 25 giugno a Villa Loredan, nella bellissima riviera del Brenta, estemporanea di pittura Coloriamo la riviera. Per informazioni scrivere a prolocostra@libero.it. Se siete a Bolzano, non mancate di andare a visitare la mostra di Silvano Tacus dal titolo Fruits dal 16 al 28 giugno alla Piccola Galleria di Bolzano, via dei Portici 30. Altre notizie nell'intervista a Natus di Acqua Firenze che trovate in questa puntata. Ringraziamo per le segnalazioni Giancarlo Sartore e Chiara Cremonese. Intervista all'artista. Vi proponiamo ora l'intervista realizzata da Laura con la bravissima e simpaticissima Fausta Dubaldo, artista di Roma che abbiamo avuto ospite a maggio in Onda Creativa. Carissima Fausta, ciao! Ciao! Allora, abbiamo visto le tue bellissime rose. E dipingi sempre i tuoi soggetti dal vero oppure ti avvali anche di fotografie? Io dipingo quasi sempre dal vero. Ciao! Mi diverto molto di più a dipingere dal vero. A volte per fare degli acquarelli grandi uso anche le foto, però sempre partendo da un bozzetto, un disegno fatto dal vero. Se non lo faccio prima dal vero non sono capace a usare la foto. Ah, ecco. E quindi ti metti sempre davanti un mazzo di rose o... Sì, queste le nature morte in genere le faccio proprio tutte dal vero. Se devo fare paesaggi e, ripeto, sono lavori grandi che magari non riesco a finire nel tempo, diciamo, di quell'ora e mezzo, 2 ore prima che cambia la luce, faccio una foto e poi lo finisco a studio. Ok, allora io so che hai pubblicato un libro bellissimo sulle rose e allora così mi interessava sapere un po' com'è nata la tua passione per le rose. È nata perché io ho una casa in campagna dove una campagna molto bella ma molto isolata,
e ho questa casa da tanti anni e ho iniziato lì a fare un giardino. Le rose sono state le uniche piante che non morivano appena le piantavo. E quindi piano piano ho imparato poi anche a far crescere molte altre piante, però le rose sono rimaste le mie preferite e quindi le ho collezionate tante. Quante ne hai? Adesso ne ho almeno 150 varietà. Poi di ogni varietà ce n'ho anche più di una, Però. però piano piano poi ogni anno ovviamente non resisto, ne compro qualcun'altra, i miei amici, le mie amiche me ne regalano sempre perché sanno che le adoro, quindi ogni anno E aumentano. le curi tu Le curo personalmente? io personalmente, non so fino a quando riuscirò a curarle tutte io perché stanno diventando veramente troppe. Quindi i tuoi soggetti ricorrenti sono fiori, rose oppure Allora, se poi? sono in campagna sono principalmente fiori, rose, alberi, quello che c'è. Se sono in città, vado anche spesso a dipingere Roma, edifici o rovine, insomma. Dipingi sempre con l'acquerello oppure hai anche altre Io tecniche? diciamo che dipingo prevalentemente con l'acquarello, però dipingo anche a tempera, adoro il carbone, faccio qualche volta qualcosa d'olio, insomma dipingo un po' con tutto, però soprattutto con l'acquarello. E che carta usi? Hai dei pennelli preferiti, dei colori preferiti? Allora, io uso, normalmente uso la carta Arche, sia da 300 che da 185 grammi. E uso anche la carta di un bravissimo artigiano di Fabriano che si chiama Luigi Mecella e che fa una carta particolare che mi piace molto, insomma, un po' sembra dà un tono un po' antico ai lavori. E poi i pennelli, uso quasi sempre pennelli acrilici. Non spendo mai tantissimo per i pennelli perché li distruggo tutti, quelli buoni e quelli meno buoni. E quindi mi piacciono molto i pennelli Skoda, per esempio. E in genere uso un pennello grande a punta tonda con una buona punta e un pennello sottile e poi un pennello piatto. Che mi piace pure molto lavorare con queste piattine, insomma, con Quindi tu queste. fai un lavoro a velature, cioè Allora, io lavoro molto come impostazione, faccio un abbozzo molto liquido bagnato su bagnato. Poi vado a definire e faccio anche delle velature, però non ne faccio tantissime. Mi piace lavorare molto alla prima, diciamo. Poi ovviamente un po' di velature le faccio, però fondamentalmente lavoro molto così. Dici del tuo libro, com'è nato il tuo libro, dove si può acquistare? Allora, durante il Covid io ho passato tutto il periodo del Covid nella mia casa in campagna e è stata una primavera stupenda e ogni mattina per un mese ho dipinto una rosa del giardino per fare una specie di catalogo delle mie rose. L'ho dipinta su un quaderno, scrivendoci sotto il nome della rosa in matita, una cosa fatta proprio per me. Poi l'anno successivo tutti mi dicevano lo devi pubblicare, così alla fine l'ho pubblicato con la casa editrice Palombi, che è una casa editrice un po' storica romana e ne è venuto fuori un libro Molto carino, bello, sì. sì, e insomma sta andando abbastanza bene, è distribuito da Zetema in tutti i musei, diciamo, i Sì, principali infatti io l'ho musei. trovato al Museo di Roma, dove Sì. sono andata a vedere una mostra, e quindi si può ordinare sia online. Sì, anche nelle librerie magari lo ordinano loro oppure online si trova E facilmente. il titolo? Il titolo è Rose, scritto alla latina Rosae. Ok, Ecco. bene, grazie.
grazie, ecco, ve lo consiglio perché è veramente molto bello, è poetico e delizioso il libro. Bene. E niente, volevamo sapere anche se hai qualche mostra in programma, hai mostre che hai chiuso recentemente. E ho appena finito una mostra a Roma che si chiamava proprio Il Giardino, alla libreria Eli. E poi come programma per il momento ho una mostra a settembre 2024 a Bolzano. Ok, e poi ce lo vi dirò bene le date. Grazie, sei stata molto gentile Fausta, grazie. Adesso vi spieghiamo brevemente come funziona il nostro concorso. In ogni puntata daremo 3 indizi che identificano un personaggio misterioso del mondo dell'acquerello. Se avete capito di chi si tratta, scrivete la soluzione a storiediacquerello@gmail.com. Verrà estratto un vincitore tra chi ha risposto correttamente. Nella prossima puntata vi comunicheremo la soluzione e a chi abbiamo assegnato il nostro premio in materiale artistico. Secondo indizio del nostro concorso. Indossa spesso occhiali da sole e berretto. Parliamo ora con Natus di Acqua Firenze, che ci racconterà importanti iniziative che ci attendono nella stagione estiva. Allora Natus, volevo capire, tu come è nata Acqua Firenze e come è nato questo amore per l'acquarello? Allora, Acqua Firenze è nata nel gennaio del 2017, però il progetto è nato ancora prima, quando praticamente ero con dei miei amici Spagna a dipingere. Noi praticamente in Spagna abbiamo questa tradizione molto forte di dipingere in compagnia, in plein air. Eravamo a dipingere addirittura su una spiaggia, la Playa de las Catedrales, nella Galizia, e dicevo, però sarà possibile che quando, a Firenze non c'è nessuno che fa queste cose? No? E così parlando loro mi hanno incoraggiata a provarci, no? E è andata così, ho provato. Praticamente io ho sempre amato dipingere fin da bambina, perché anche mia mamma dipingeva, a casa mia un pochino l'arte si è respirato sempre, no? E io facevo un lavoro differente, poi quando è nata mia figlia Federica nel 2008 ho dovuto un po' rivedere un po' tutte le mie priorità. Siamo uguali, lasciato... mio figlio è nato nel 2006, quindi c'è ah sì, allora super giù, vedi? Esatto. E allora, sì, allora ho cominciato, diciamo, a dare più spazio alle mie passioni, che inizialmente erano un hobby, una cosa che... un modo di esprimermi, no? E invece poi è diventato proprio una cosa che mi ha riempito tantissimo la vita. E ho creato quel gruppo a Firenze, poi siamo cresciuti tantissimo, e ho conosciuto delle persone veramente molto molto in gamba, e per quello che il gruppo poi si è sviluppato in questo modo. E poi dopo un po' alla volta sono cresciuti anche altri gruppi, altre realtà che sono messe in contatto con noi attraverso dei Facebook, dei Instagram, e ci sono ormai più di 10 gruppi in tutta Italia che facciamo un po' le stesse cose. Sì. No, io volevo chiederti una cosa, perché appunto ci siamo sentite così, ho visto che avete un evento molto importante in Spagna che volevo appunto... diciamo pubblicizzare tramite questo mezzo, e che lo fa e lo fate a Barcellona, giusto? Esatto. Parlaci un po' di questo di questa grande incontro internazionale appunto di artisti dell'acquarello. Allora, ti dico subito, noi nella nostra associazione abbiamo tantissimi associati spagnoli, come mai, invece a Bologna abbiamo anche Yolanda Blesas, che anche lei è un socio fondatore della nostra associazione, insieme a suo compagno Enrico Ciabatti, che ha creato il gruppo di Bologna, un gruppo che lavora molto molto attivo. E allora, visto che siamo, diciamo, reduci
da un evento che abbiamo fatto qua a marzo, è lo Spring Festival, che abbiamo avuto veramente tanto successo, ci siamo divertiti un mondo. Abbiamo pensato, perché non facciamo la stessa cosa però a Barcellona, no? Visto che abbiamo anche tanti amici che sono venuti anche loro a dipingere con noi qua a marzo, no? E niente, parlando insieme a José Antonio Espinosa, che è il presidente dell'Associazione Acquarellisti della Catalogna, e a Michel Bruno, che è il nostro, diciamo, socio volontario lì nella Catalogna, abbiamo così parlando, come nascono sempre queste cose, no? Perché non si fa, proviamo, eccetera, eccetera. Insomma, l'abbiamo buttata lì e insomma alla fine la stiamo organizzando e siamo già un bel gruppone grande che vengono da tutte le parti della Spagna e anche da tutte le parti di qua dell'Italia. Molti erano già presenti in questo qua di marzo e verranno anche a Barcellona. Quindi 28, 29 e 30 di luglio a Barcellona. Abbiamo la fortuna di contare anche con il supporto dell'aggruppazione di acquarellisti della Catalogna, che ci danno a disposizione questo spazio meraviglioso, enorme, bellissimo. E lì lo useremo per fare delle demo con degli artisti italiani che verranno. Per la prima volta si esibirà la nostra amica, anche lei socia, Francesca Paracilio, si farà una demo lì a Barcellona e verrà anche Alberto Bassani, che anche lui era già venuto l'anno scorso in Spagna, nel mio paese di origine, nelle Asturie, a Gijón. Praticamente il 28 c'è la giornata, diciamo, in cui arriviamo, abbiamo delle aziende che ci sponsorizzano con dei regalini che daremo ai partecipanti, l'evento è completamente gratuito, poi andiamo a dipingere il venerdì 28 la Sagrada Famiglia, poi il giorno dopo sabato abbiamo le dimostrazioni dal vivo di Francesca Pracilio e Alberto Bassani e il pomeriggio andiamo a dipingere invece la Barcellona modernista insieme ai compagni e agli amici catalani che ci fanno anche un po' da ciceroni e ci portano un po' a vedere questi posti speciali, no? Perché non abbiamo detto che appunto l'incontro è sulle orme di Gaudì, giusto? Quindi è un po' tutto incentrato sulla zona di Gaudì, la Barcellona modernista. Esatto, diciamo che abbiamo dato questo accento su Gaudì, ma in realtà non sarà solo questo, perché per esempio il sabato sera è previsto andare a cena al Porto e dipingeremo in notturno e invece anche la domenica 30 andremo a dipingere al Parco della Ciudadela insieme al gruppo degli Urban Sketchers di Barcellona. Ascoltami, sì. Ecco, allora, sì. Diciamo tutto come fare a iscriversi, a avere un contatto con voi. Allora, possono farlo contattando la nostra volontaria che si occuperà di questa cosa, scrivendo un'email a eventi@acquafirenze.it o contattando chi sta in Spagna direttamente l'Associazione di Acquarellisti della Catalogna, cioè, va bene in tutti e due i modi. E poi un'altra cosa, noi chiederemo a chi vorrà partecipare alle demo di Francesca e di Alberto un piccolo contributo economico di 10 euro per partecipare a una demo oppure 15 euro per partecipare ad entrambe. L'abbiamo chiesto questa cosa per limitare un po' il numero dei partecipanti, è l'unica cosa che noi faremo a pagamento. E questo qua, se uno vuole partecipare a questo evento, dovrà sempre comunicarlo a questo indirizzo email. Comunque a breve @acquafirenze.it. Esatto. Un'altra cosa, quindi uno diciamo che si deve arrangiare per il viaggio e per il pernottamento lì a Barcellona. Sì, 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 sì. Noi non abbiamo preventivato diciamo un pacchetto, tutto quanto, cioè, praticamente chi viene si deve un po' organizzare. Bene, dai. E so che avete anche una cosa invece lì più vicino a noi, in Toscana, sui campi di lavanda. Ecco, sì. Vuoi parlarci anche di questo, visto che siamo insieme qui così? Volentieri, volentieri. Allora, per esempio, sì, guarda, è tutto nato perché ho una cara amica, si chiama Tarsila Jiménez, lei è una acquarellista molto brava che abita vicino a Madrid, che tutti gli anni, ormai da tanti anni, organizzano lì vicino dei campi di lavanda in Spagna questi incontri per dipingere. E io è da tanto che dico voglio andare, poi non ci riesco mai.
Sì, che parlando con gli amici qua abbiamo pensato, perché non proviamo a invitarla questa volta a venire invece, perché abbiamo anche noi i campi di lavanda, ci quando in sono anche Italia qua i sono campi di belle. lavanda. Capito, sono da tante parti, perché no? Così almeno anche le persone che stanno qua magari vicino, che non possono magari spostarsi per diversi motivi, possono usufruirne, diciamo, di questa cosa qua. Ed è un momento, diciamo, bello perché è un workshop in plein air, però è anche un'occasione per incontrare artisti anche di altri paesi, un po' di condividere un po' dei momenti un po' particolari. Abbiamo fatto in modo che sia anche a un prezzo anche abbastanza contenuto. Io ti ringrazio tantissimo, Natus, e speriamo magari di sentirci in altri momenti. Se organizzate qualcos'altro, ci chiami e volentieri ti. Molto volentieri, io lo sai che vi ammiro tanto, vi seguo sempre e mi piace moltissimo anche a me tutto quello che fate. E, insomma, dai, spero di vedervi presto e fare qualcosa Benissimo, insieme. ti Grazie ringrazio. di questa opportunità. Ciao. Terzo ed ultimo indizio del nostro concorso. È nato in Uruguay e vive a Montevideo. Si conclude qui la prima puntata di Storie di Acquerello. Grazie di essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!